Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui nella recensione del bestione gigante che è si chiama Ultimate Tears la marca ed è una casa produttrice che fa casse Bluetooth di vario genere. Comunque prima intro. Comunque ragazzi, questo qui è un mattone, decisamente, pesa 1,4 kg ed è caratterizzato da questi due pulsanti che la Ultimate Tears mette sempre in primo piano, che servono per abbassare il volume. Questi qua. E poi abbiamo tasto di accensione e spegnimento e tasto pairing. Poi abbiamo qui sotto la cosa per levarlo, che è sempre per agganciarlo a qualcosa, tipo che siamo in campeggio, oppure è prima per proteggere dall'acqua, perché questo speaker è impermeabile, è IPX7, quindi lo possiamo immergere nell'acqua per un'ora, per mezz'ora. E qui abbiamo una micro USB perché è uscito nel 2016 e un cavo AUX, un'entrata AUX. Poi abbiamo questo qui che è per mettere questo coso piccolo per proteggere. Poi qui abbiamo il gommino per rimettere tutto, per non far entrare l'acqua. Questo speaker è Bluetooth 5.0, ha il Bluetooth 5.0 ed è caratterizzato da una potenza. La sua potenza è da 15 watt o da 20, non mi ricordo. Comunque andiamo qui sul sito, aspettate un attimo. Ragazzi, siamo sul sito Ultimate Tears. E qui abbiamo tutte le informazioni varie. Qui, come avevo detto, ha una forma cilindrica. Ma qui c'è un LED che mi sono dimenticato. E comunque ci sono. Ah, ok. E quindi abbiamo un'applicazione. Questo qui si chiama The Ring. E poi abbiamo il 3 che è molto più bello e molto più grande. Ci sono poi i vari colori che noi possiamo selezionare dal sito. Quindi c'è rosa, tutti quanti. A me piace anche questo, però c'era questa 2 anni fa. Comunque, costa dai 80 euro fino a. Si può arrivare nuovo, nuovo. Anche il 3 costa. Mi sembra che il 3 costa sui 150 euro. E poi la casa produttrice dedica anche la serie Boom, Mega Boom, che sono degli speaker, vedete? Mega Boom 3. Che sono degli speaker molto più grandi, perché questo qui è il modello base e poi quello lì è alto così almeno. Vedete? Questo qui è il mio. Questo qui è il 3. Questo qui è il 3 Mega Boom. Questo qui è il Mega Boom 2. Questi qui è Wonder Boom. E poi ci sono un casino di casse, ovviamente. Questo qui è il Boom 3, 150, 180. Mega Boom 3. Questa qui è la mia colorazione, però non è lo stesso modello. Poi abbiamo l'UE Boom 2, ah, quindi faceva parte di qua, e il Mega Boom, che è questo, cioè il doppio di questo, realizzato molto più grande e con potenza molto ampia. Poi qui abbiamo il Wonder Boom, ed è una tipo JBL God 2, costa 99 euro. Poi andiamo al test dell'audio, che voglio fare il pairing per la prima volta col mio iPhone, e qui c'è l'applicazione. Facciamo consenti, ok, yes. Dobbiamo attivare il Bluetooth, ovviamente. Poi andiamo a connect speaker Hyperboom. Non lo so questo che cos'è, comunque l'hanno messo da poco. Quindi andiamo su Bluetooth. Accendiamo lo speaker, schiacciamo questo qui. E poi andiamo ad aprire questa cosa qui. Poi qui ci compare UE Boom 2, ne schiacciamo e qui si è connesso. Ovviamente ho disattivato i suoni, comunque qui mi dice ok, qui abbiamo il 70% di batteria. Poi si possono connettere 150 speaker di questi, quindi già uno fa un casino, figuriamoci 150.
Poi andiamo alle impostazioni e c'è ovviamente il nome. Poi abbiamo speaker sound di rivoglio. Questo qui vuol dire. Aspetta un attimo, li spegniamo. Questo qui è quando li spegne. E poi la cosa ottima dell'applicazione è questa. Io non sto cliccando niente. E si è accesa. Questo qui è il suono quando si connette. E ora andiamo a una prova dell'audio. Ok ragazzi, andiamo a vedere l'audio. Le casse sono tre. Cioè, tre per lato, tre, tre e tre. Quindi, alto, medio e i bassi, quelli là con... non lo so come si chiama, c'erano i JBL. Quelli là che c'hanno qui, i JBL, che fanno così. Comunque, andiamo a far partire una canzone. Volume così. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Cómo lo hacemos, baby? Cioè io stavo gridando, però sta cosa qui è troppo potente. È solo 20 watt, si sente un bordello. Comunque, abbiamo stoppiamo perché sennò copyright. Comunque, qui abbiamo anche l'applicazione che dice possiamo modificare l'EQ, che ne so, ci sono standard, ce n'è un casino, però io vi consiglio Bass Jump, che è la modalità bassi. Questo qui è uno speaker di molti anni, ha 3 anni su per giù, che l'ho comprato e l'ho messo in tutti i posti, nell'acqua, nella sabbia, l'ho buttato nella terra, mi è caduto nel fiume, in tanti posti, ancora non si è rovinato. Solo qui dei piccoli graffi, però basta. Ok, l'ho spento. Questa qui era la recensione del Ueboom 2. Noi ci sentiamo con un prossimo video.